democratica. Ognuno deve essere libero in Italia di esprimere le proprie idee, ma secondo la legge. Quando si aggrediscono poliziotti, carabinieri, cittadini, quando si tenta di impedire un convegno che si svolge all'università, ecco, quello è un atteggiamento che la Costituzione diciamo condanna nei suoi principi, che sono quelli di libertà contro la violenza, e credo che i padri costituenti intendessero questo come opposizione ferma a quello che aveva rappresentato il fascismo prima e che oggi rappresentano le squadre organizzate che tentano di utilizzare gli stessi metodi condannabili che il fascismo usava all'epoca. E Cavalli, riparto da lei. Il ministro evoca le squadracce fasciste, mi dica che ne pensa lei. Ma innanzitutto la legge a cui fa riferimento il ministro Lollobrigida pochissimi giorni fa ha detto che le cosiddette squadracce che avevano espresso la propria opinione, ad esempio, nei confronti della ministra Roccella al Salone del Libro di Torino, erano dentro la legge. Quindi mi sembra che ci sia un enorme problema di interpretazione di ciò che è legale e ciò che non lo è. O ci affidiamo ai tribunali oppure decidiamo che i ministri valgano come Cassazione in questo paese. Per quanto riguarda l'utilizzo delle squadracce di Lollobrigida, che trovo sicuramente molto divertente vista la fonte da cui proviene, preme sottolineare che fortunatamente le università sono da sempre elaborazione del luogo del pensiero, molto spesso anticipatore di ciò che poi accade nel paese, e mi pare che tutti coloro che hanno esagerato, hanno compiuto degli atti considerati illegali, siano stati indagati e alcuni anche rinviati a giudizio. Faccio solo una piccola precisazione: la percentuale molto bassa di cui ha parlato oggi il ministro Piantedosi, sì, di colpo polverizza anche un po' una narrazione che abbiamo visto sulle prime pagine di alcuni quotidiani, visto che l'emergenza a livello di percezione e di narrazione di un certo tipo di stampa, poi improvvisamente invece diventa un inizio. Cioè, giubilei delle due l'una: o questo, non c'è il problema e allora non c'è ragione di raccontare di questa tensione, oppure il problema c'è e allora non è il 2,3%, se ho capito bene il dato. Cavalli, voglio sentire anche lei. Non so, io ammiro molto quelli che hanno certezze, perché diciamo a me succede raramente e quindi non ho certezze, no, anche rispetto a quello che sia giusto o sbagliato fare per l'Ucraina. Però davvero penso che nessuno può dire ad un altro di combattere, diciamo, una guerra che non è sua. Cioè, io non penso che gli ucraini rispondano a nessuna indicazione. Se stanno lì da 2 anni a morire, e se ci sono madri, sorelle, padri, figli che piangono i loro morti, è ben difficile che arrivi tu e gli spieghi se la guerra la continuano o non la continuano, se si arrendono o se si difendono. Questa mi sembra abbastanza una certezza, diciamo, che loro stiano difendendo se stessi, e stiano difendendo se stessi perché lo vogliono fare. Cavalli? Ma mi sembra evidente che... Perché siccome parliamo sempre di guerra per procura, è una roba che, cioè, almeno su quello chiariamo. Non vogliono diventare la Bielorussia. No, che la guerra in Ucraina sia per la gran parte degli ucraini una guerra di resistenza e una guerra di riaffermazione di libertà personale, io credo, soprattutto visto quanto il satrapo Putin sia peggiorato nel corso del conflitto, tutti i segnali che aveva già fatto intravedere in precedenza e che sono stati sottovalutati da certi portatori di pace dell'ultima ora. E questo penso che sia assolutamente evidente. La comunità internazionale ha il compito di avere uno sguardo ovviamente più largo, che non per forza deve essere in conflitto con lo sguardo e con gli interessi degli ucraini, attenzione, ma io credo che la volontà del popolo ucraino debba inserirsi in una diplomazia che deve essere europea, occidentale, se vogliamo chiamarla occidentale. Questa è una responsabilità. Non c'è dubbio, su questo sono totalmente d'accordo.